Zile è molto amata in Sicilia, ha fatto prima tutta la costa, poi tutto l'interno, ha scritto un libro e adesso ce lo sta raccontando qui a Momenti in Radio. Benvenuta mia ragazza Inneco, come stai? Ma ciao, guarda, sono qui di nuovo a Milano da ieri dopo 21 giorni di tour siciliano, sai bene che cosa ho fatto, 2000 chilometri un'altra volta, perché non basta mai questo giro di Sicilia, non basta mai, non finisce mai, è una cosa, devo dire che stavolta il tempo non mi ha molto assistito, perché ho trovato il sole a Milano, ho lasciato una giornata a Catania ieri mattina, finalmente bella, dove, come dice Giuseppe, si è vista la montagna per un miracolo, perché quella si fa vedere di rado. È più le volte che è incappucciata, coperta, ho visto che ha fatto di nuovo una quantità di neve spaventosa, però devo dire che l'ultima sera l'ho trascorsa in una località, mamma mia, di cui non ho nemmeno scritto, ahimè, mea culpa, nel libro, perché ne dovrei fare un altro, cominciare domani mattina a scrivere le seconde 80 più 80 tappe, se no veramente poi ho paura che... Qual è la località? L'Opera Romagna. Allora, la località c'entra con l'Etna, perché è Zafferana Etnea. Io non dovevo andare a Zafferana Etnea, in realtà, con la mia amica che hai conosciuto, Matilde, che mi ha accompagnato in questo viaggio così con pazienza ed dedizione. Dovevamo passare le ultime due notti a Catania e poi ripartire, quasi un po' per fare una sosta defatigante, perché 18 presentazioni in 20 giorni sono state tante. Invece questa Zafferana mi ha chiamato attraverso una delle sue cittadine, chiamiamola pure illustre, perché a Zafferana questa Lucia Barbagallo è una personalità, un personaggio. Lei è una signora, giovane signora, ma anche già nonna, che da tanti anni con suo marito, che si chiama Salvatore Russo, sta lavorando perché a Zafferana Etnea ci sia una sintesi, una summa di tutta la Sicilia. Lo ha fatto in due modi: uno, recuperando un'antica pensione ereditata dai suoceri e trasformandola in una bed and breakfast che veramente merita la pena di essere visitato, perché ci sono 9 camere, ciascuna dedicata ad una città della Sicilia, a un capoluogo. Ma lei con il marito, oltre ad averla arredata, sembra di essere in un museo, ma bello, però non troppo fanè, oltre ad averla arredata, dico, con gusto antico, l'ha personalizzata con le caratteristiche delle varie città. Quindi di solito c'è una bella pittura murale e poi ci sono, non so, a Catania ci sono tante cose dedicate a Bellini, per esempio a Vincenzo Bellini, ad Agrigento c'è tutta un'area dedicata a Pirandello e avanti così. Quindi tu hai la sensazione di dormire in una stanza e in un pezzo della Sicilia, quindi già di per sé è bellissimo. Lungo le... hanno creato la scalinata di Caltagirone. Si presente quella con le maioliche sulla battuta? Come no. L'ultima, perché è una casa su 4 piani, non è adatta a chi ha problemi con le scale, diciamolo subito. Così tu lo sapevi, Giuseppe? Come non saperlo? Lo sapevi? Certo. Che c'era questo Zafferana Etnea, questo albergo così particolare. No, a Zafferana Etnea no, che c'erano questo tipo di composizioni, sì, lo sapevo, ma non che fossero in questo albergo. Ecco, comunque questa è la prima cosa. La seconda cosa, quindi spostandosi di 3 chilometri verso l'Etna, loro che avevano anche lì ereditato un terreno, ma un terreno, cioè da quanta gente ha dei terreni e magari non se ne fa nulla o li lascia anche in colta. Loro hanno pensato di, nel 2000 questo, di trasformare quest'area in quella che viene chiamata la Sicilia in miniatura. Allora, questa è più nota, è nota questa cosa, ma io pensavo, come credo il 90% di noi, che si trattasse di un parco di divertimenti per i bambini. Invece, allora, intanto le 70 opere in miniatura sono state create tutte con le sante mani di Salvatore Russo, che ha utilizzato i materiali veri con cui sono fatte le opere nella realtà.
quindi usa i blocchetti di marmo, dove c'è il marmo, quindi non so, la cattedrale di Messina è tutta fatta di blocchetti di marmo, di un marmo oltretutto che si trova solamente sott'acqua, sono riusciti a procurarselo. Il campanile di Messina è fatto esattamente così com'è e ci sono anche, non il movimento, ma ci sono anche tutti i meccanismi che compongono l'orologio famoso di Messina. I teatri greci di Taormina, Siracusa, eccetera, eccetera, li ha fatti tutti con la pietra di cui sono fatti realmente. Comunque uno non ha bisogno di girare tutta la Sicilia, basta andare a Zaffrara Etnea e vede la Sicilia in miniatura, dove vengono proposte tutti i migliori monumenti della nostra isola. Non solo, perché poi continua la visita e c'è tutta una specie di museo all'aperto etnografico per quelle che erano le attività artigianali del tempo, con una parte meravigliosa dedicata alle api, perché tu sai che a Zafferana Etnea viene detta la città del miele, perché c'è una coltivazione particolare, un allevamento particolare di api, e loro, solo loro, aggiungono a questo miele tipo il 10% di succo d'arancia o di mandarino o di limone, quindi personalizzano il miele a Zaffrara Etnea. C'è questa guida che ti si racconta la storia delle api, che mi dite anche se non... Zaffrara Etnea, Giuseppe me lo conferma, perché tu conosci molto bene questa zona, è zona anche vinicola, ci sono dei vini eccezionali. Certo. Eccezionali, vengono da tutto il mondo per prendersi l'uva di zafferana, randazzo, adrano. Infatti. Ecco, quindi per chi ama l'Etna, poi quando si vede, perché insomma sta, si fa vedere un po' di rado. Prima o poi si vedrà, dai, prima o poi arriverà la primavera, dai, dobbiamo avere pazienza. In questo luogo c'è questa roba che è l'Etna, che è una cosa meravigliosa su cui si può salire, quindi io consiglio una gita in questo luogo, dove oltretutto c'è anche un bel ristorante, si può mangiare bene, ti accolgono, che Lucia e Salvatore sono due persone con le braccia ampie, io non le ho mai trovate più ampie delle loro, e quindi io direi che a Zaffrara Etnea darei il consiglio di andare anche con i ragazzini, con i bambini, perché si appassionano. C'è anche tutta una parte dedicata alla flora e alla fauna dell'Etna, fatta bene, una specie di teatrino con dei meccanismi che hanno inventato loro, dove raccontano le leggende di come è nata la Sicilia. Dunque, un posto da visitare, un altro luogo consigliato dalla nostra scrittrice Maria Grazia Innecco, Zaffrana Etnea. Grazie, vedrete, grazie Maria Grazia. Vedrete che bella clip creerà Mimmo Privitera, così oltre alle parole vedrete anche le anche immagini. Penso che la cosa vi farà piacere. Grazie Maria Grazia Innecco, ci risentiamo martedì per un altro posto meraviglioso della nostra Sicilia. Maria Grazia Innecco, spettacolo Sicilia. Ciao, 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 ciao.